Presente, una casertana bella ma sfortunata, diciamo che con un po' di cattiveria in più avrebbe potuto chiudere questo incontro e portare l'intera posta a casa. Ma non, diciamo, ogni partita ha una storia a sé, ha giocato il fattore mancanza Coldua Sergi, è venuto meno un poco l'effetto organizzativo e siamo stati anche piuttosto superficiali sotto rite, ma purtroppo il risultato è quello che è, diciamo, è giustificativo per entrambe le squadre, perché loro sono state più organizzate di noi sotto l'aggregazione. Da parte nostra è stata una disaggregazione voluta proprio per un eccesso di individualismo e secondo me anche perché si erano abituati al classico ruolo di colui il quale perdona gli errori e lo possiamo ritenere l'ABS della squadra. Poi il risultato dice tutto, commenta tutto. Auguriamoci che conservano il tatticismo e l'omogeneità per mercoledì. Questo. Presidente, l'Eboletana invece dal canto suo continua a vincere nonostante l'ottima Turris che abbia incontrato contro la Casertana sia rimasta ben poca traccia di quella squadra e vince la partita. Alla luce di questi risultati, lei crede che la Casertana per poter ancora ambire alla vittoria finale ha bisogno di ancora qualche ritocco o la squadra può andare bene così e magari ottimizzare il tutto? Ma forse ha bisogno di meno vattamento e più grinta, perché secondo me il troppo ovattamento porta molte volte a queste forme di individualismo e poi dobbiamo cambiare un po' il ruolo dello sprono e casomai rischiare anche su qualche partita e insistere con giocatori che casomai teniamo più a riposo proprio per comprovare e provare che la Casertana ha due squadre in uno e quindi possiamo scendere in campo con un altro schema di formazione e far motivare, diciamo, i secolari a quello che deve essere un tatticismo più idoneo per questa categoria.